Città Nuova è una fondazione che fa riferimento a livello nazionale al governatore del Lazio, alla Renata Polverini, che ha tra i suoi dirigenti nazionali il già vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Salvatore Ronghi. Vuole essere protagonista anche nelle istituzioni, ma per fare questo ci vuole arrivare preparata attraverso una serie di tematiche che intende sviluppare con i propri iscritti, con coloro i quali vogliono condividere questo percorso. E questo è il tema dell'odierna puntata del Taccuino Politico della Campania. Noi iniziamo la nostra carrellata con un dirigente importante della fondazione, il coordinatore provinciale ma responsabile anche a livello regionale. Stiamo parlando dunque di una fondazione che in un qualche modo però vuole essere momento vivo nell'azione politica nell'ambito delle istituzioni campane e nazionali. Sì, la fondazione ha come obiettivo chiaramente quello di suscitare un po' l'interesse della gente, creare un punto di partecipazione, far sì che esprima il proprio pensiero. Non a caso con i tavoli tematici tenuti qualche mese fa abbiamo avuto la partecipazione di grossi imprenditori, professionisti che esprimevano la propria opinione indipendentemente dal colore politico, il che significa dire oggi noi vogliamo questo per la nostra città, vogliamo questo per la nostra provincia. Riteniamo che questa possa essere la strada giusta da percorrere, partendo dall'indicazione del territorio, dai suggerimenti, e quindi portare avanti idee propositive, risolutive proprio per i territori stessi. Professore Gavino Nuzzo è un docente di economia, quindi un economista, non possiamo sottrarci ad apporgli una domanda importante in questo particolare momento, un'economia che va a rilento, si parlava di stagnazione, oggi possiamo parlare ad alta voce di recessione. Ecco, qualcuno incomincia a dire che c'è un pizzico di luce in fondo al tunnel, c'è realmente oppure è ancora utopia? Guardi, secondo me è ancora utopia, in particolare dopo l'incontro di Monti con le parti sociali, in particolare con i rappresentanti delle imprese, sono rimasto veramente basito nel dire alla conferenza stampa che per la produttività e per la competitività il governo può fare ben poco. Secondo me la storia ci insegna, come è successo in America, che per poter avere una ripresa economica obbligatoriamente dobbiamo abbassare la tassazione, perché abbassare la tassazione significa creare occupazione, quindi avremo la stessa entrata attuale ma avremo maggiore persone che lavorano, quindi mettiamo maggiore moneta in circolazione e l'economia lentamente può riprendere. Se non si entra in quest'ottica, quindi di agevolare le imprese con sgravi contributivi, con l'IRAP che è una tassazione che uccide le imprese, secondo me noi da questo tunnel non ne usciremo per il momento, ma ci vuole ancora parecchio tempo. Un esponente di rilievo a livello regionale non solo, ma anche a livello nazionale, il consigliere regionale Angelo Marino. Fondazione, dicevamo prima con il professore Gavino Nuzzo, che intende in un qualche modo però essere presente nelle istituzioni per dire la propria. Oggi voi vi confrontate col vostro popolo, vi confrontate con i cittadini per renderli attivi, si potrebbe parlare quasi di cittadinanza attiva, un modo come un altro per riappropriarsi da parte del cittadino di un ruolo attivo nell'ambito della politica, ma la politica oggi è ancora abbastanza lontana rispetto alle istituzioni. Quali potrebbe essere la ricetta? Guardi, io credo che la fondazione abbia iniziato questo cammino del post estate esattamente con il piede giusto. Noi dovevamo chiamare alla partecipazione le persone, abbiamo detto e deciso di fare un'assemblea aperta, proprio perché in un'assemblea aperta ben si possono tastare quelli che sono gli umori e le esigenze delle persone che vivono questa città, che vivono la nostra provincia, che vive la regione. Mettere insieme quello che è una sintesi di tutto quello che riusciamo a dirci oggi e far partire finalmente un progetto, un rilancio della nostra regione. Siamo in una situazione di emergenza, lo continuiamo a dire da un bel po', Città Nuova ha in Campania la possibilità di esprimere un suo rappresentante all'interno del Consiglio regionale, a tanti consiglieri comunali, assessori e amministratori locali che hanno voglia di dire la loro, hanno voglia di impegnarsi per questo nuovo percorso della politica che ci vedrà da qui a poco anche partecipi sul piano nazionale sulla necessità di esprimere un voto coerente e forte con quello che può essere un indirizzo per il prossimo governo nazionale. Però quando ci sono emergenze forti anche sul piano occupazionale, ultima solo, ma solo in ordine di tempo, la vicenda Astir, dove forse probabilmente quando prima non esercitavano il ruolo prendevano normalmente lo stipendio e oggi che invece svolgono una funzione sono da 7 mesi senza stipendio. Ecco, cosa si dice alla gente, cioè a quelli che
per 7 mesi non riescono a mettere, come si suol dire a Napoli, piatto a tavola? Guardi, si dà inizialmente un atto di solidarietà umana che va in ogni caso dato, ma la politica qui è chiamata ad assumersi delle responsabilità. Sicuramente è così, sembra un paradosso, prima non lavoravi e avevi soldi, oggi che anche un po' di lavoro ce l'hai non riesci a portare lo stipendio a fine mese a casa, ma la regione Campania, diciamoci la verità e diciamocela tutta, paga delle deficienze strutturali ormai di 20 anni di un malgoverno che ha dimenticato addirittura di mettere in bilancio quello che avevano le risorse. Allora non prendiamoci in giro, la gente ha ragione a protestare, ma la regione Campania sta cercando di avviare un percorso virtuoso che dovrà portare Campania Ambiente, nel caso specifico dell'Astiv, ad essere una società virtuosa ed essere pagata per le commesse che fa, i lavoratori per le ore di lavoro che svolgono. Mi rendo conto che è un momento estremamente delicato, l'esasperazione è ai massimi livelli ed ecco proprio perché, anche se l'Astiv è una questione regionale, mettiamola in questo modo, chi ci lavora sono cittadini di Napoli e della provincia, cittadini comunque campani, quindi penso che l'argomento interessante, intelligente e forte, almeno di questo periodo, dovrebbe essere come ridare il lavoro alle persone, come sbarcare fino al lunario e non certo quello di creare una casa di prostituzione dove divertirsi, perché sappiamo bene che la miseria genera questo tipo di sfogo che può essere solo lo sfogo sessuale, fumo, droga, alcol ed altro. Siamo sulla strada sbagliata, dobbiamo rimetterci in moto e per rimetterci in moto abbiamo bisogno di una volontà politica forte. Proprio concludendo, 10 secondi, un bagliore di luce, c'è la speranza, possiamo dire ai nostri telespettatori che comunque un minimo di luce c'è? Non saremmo qua se così non fosse possibile o comunque non era accertato. Io credo che oltre a un bagliore, oltre a una speranza di quella fine del tunnel, io credo che possiamo finalmente tirare su qualcosa, se però questo corrisponde all'impegno da parte sia della politica che della società civile. Basta chiacchiere, basta slogan, basta spot. E concludiamo con l'anima della Fondazione Città Nuova qui in Campania, possiamo dire l'alter ego di Renata Polverini, insomma colui il quale oggi svolge anche una funzione importante come segretario generale della Regione Lazio. Città Nuove, abbiamo detto, sia col professore Gavino Nuzzo che con il consigliere Marino, che intende essere un momento di confronto con i cittadini ma anche per essere all'interno delle istituzioni. Non avete ancora scelto evidentemente la strada, se quella di una propria lista o di far parte di altre liste, ma insomma volete essere presenti nelle istituzioni, ma per fare cosa? Ma intanto noi vogliamo e siamo presenti nelle istituzioni, non solo in Regione Lazio e Regione Campania, ma possiamo adesso tranquillamente annunciare che saremo presenti anche in Sicilia alle prossime regionali, dove abbiamo chiuso un accordo con Musumeci che utilizzerà il nostro logo per la lista del Presidente. E questo è uno dei motivi che fa forte e fa ben sperare Città Nuove, cioè quello di dar vita a una federazione delle liste dei presidenti per rinnovare la classe politica nazionale, ma anche per rinnovare quello che è il progetto politico che necessariamente deve riavvicinare la gente alla politica. E vorremmo partire dai governatori e dai sindaci per recuperare questo concetto. Ed è questa un poco la linea su quale ci stiamo muovendo anche in Campania, anche il modo diverso di utilizzare gli strumenti, non un partito ma uno strumento molto flessibile dove c'è ampia partecipazione, dove tutti possono dire quello che pensano, cosa che invece purtroppo nei partiti questo non avviene più da anni. Ecco, questo è un modello in cui in Campania sta dando i suoi frutti, saremo presenti con la nostra lista San Giuseppe Suviani che si voterà adesso il 28 ottobre, questa dimostrazione che ormai Città Nuove sta prendendo sempre più piede e per la verità non utilizzando vecchi schemi ma utilizzando nuovi schemi e nuova gente. Adesso mi rivolgo all'ex sindacalista, ancora sindacalista se vogliamo, cioè all'uomo della strada, colui il quale non ha mai nascosto le proprie provenienze popolari. Qui c'è gente che veramente non riesce, come si suol dire a Napoli, a mettere il piatto a tavola, nemmeno più a fine mese, ma forse a inizio mese. Che cosa può ancora oggi la politica dire a questa gente per dare un minimo di speranza? Intanto non sono un ex sindacalista, perché sindacalista si è dentro, quindi non si può mai essere ex. Io ci ho impiegato il tratto di strada per venire a Piazza Nazionale qui stasera,
10 minuti, ci ho impiegato 1 ora e 20, sono stato fermato quasi ogni 10 metri da qualcuno che mi poneva la stessa domanda. Ecco, io a Roma non si vive questa atmosfera, ma l'atmosfera napoletana è peggiorata notevolmente, cioè non c'è più la speranza, e quando un popolo non ha più la speranza è un popolo che sta morendo. Io vorrei che invece questo diventasse un popolo che trovasse la forza per riscattarsi. Per fare questo, infatti, ne parleremo. Non può essere più governata da un sindaco che fa gli spot. Con gli spot non dà garanzie, non dà certezza, non dà il piatto a tavola. C'è bisogno invece di programmare interventi seri a sostegno dei vecchi mestieri, a sostegno dell'artigianato, a sostegno del turismo, a sostegno delle piccole e medie imprese. Cioè mettere in campo questi sistemi per cominciare a dare lavoro. 20 persone incontrate in questo tratto di strada, tutti e 20 hanno chiesto la stessa cosa, un piatto a tavola. Ebbene, questo piatto a tavola dovrebbe essere l'impegno di chi governa il comune, la provincia e la regione. Il nostro obiettivo è di mettere tutti intorno a un tavolo e fargli capire che il piatto non può essere a tavolo solo per noi, ma deve essere per la povera gente.